Ciao, benvenuto nel mio video, io sono Gabrio, in questo canale parliamo di wing foil e SUP. Abbiamo finito le ferie, ma di certo non abbiamo esaurito la nostra voglia di volare. E magari quest'inverno ci farebbe piacere farlo in qualche posto al caldo, in qualche spot esotico, o semplicemente durante un weekend con la famiglia, quando lo spazio in macchina è davvero poco e non è di certo destinato ai nostri hobby. In questi casi RRD ci viene incontro con la Air Beluga Pro. Proviamola insieme! Ti invito a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto per non perdere i prossimi video. Ci saranno anche parecchi tutorial. E se vuoi puoi seguirmi anche su Instagram, dove in alcuni reel anticipo un po' quello che sarà il prossimo video. Roberto Ricci Design ha sviluppato un concetto completamente innovativo per permettere a chiunque di poter praticare il wing foil riducendo al minimo gli spazi senza rinunciare alle prestazioni. Questo kit, che comprende una borsa zaino dove all'interno possiamo riporre la tavola, una pompa che permette di gonfiare sia la tavola che le ali e le tre strap, può essere riposto in qualsiasi bagagliaio, anche della macchina più piccola. In questo modo possiamo andare a fare la nostra session in scooter, in bici, in monopattini. La semplicità e la libertà che ci offre il wing foil finalmente l'abbiamo anche nel trasporto della nostra attrezzatura. Alla fine del video poi vediamo anche come preparare al meglio il nostro bagaglio per affrontare un volo senza pagare un extra baggage. La costruzione della tavola. La Air Beluga Pro è disponibile in 7 misure, dalla 60 litri alla 125 litri. Io ho la 70 litri che misura 140x60 per uno spessore di 10,5. È costruita con un drop stitch ultra leggero e un PVC di alta qualità. La tavola può essere gonfiata fino a 19 PSI e diventa assolutamente rigida. Il peso della mia 70 litri è di 5,680 kg. Piastra. La piastra per le tavole gonfiabili è un qualcosa di fondamentale. La RRD ha dotato questa Air Beluga di una piastra in carbonio preimpregnata e utilizza un'anima in PVC ad alta densità. La piastra pesa circa 1,75 kg ed è la più leggera sul mercato. La forma della piastra fa la differenza. Infatti, al contrario di altre case, la piastra di questa tavola tende ad allargarsi verso la prua e quindi dove noi mettiamo i piedi anteriori. Questo ci garantisce una maggiore rigidità generale e una maggiore reattività sul foil. In sostanza, sulle tavole piccole i nostri piedi saranno totalmente sopra la piastra. La prua. La prua non è gigante, parliamo comunque di una tavola per rider esperti. Quindi è progettata anche per cercare di chiudere le manovre un po' più radicali. Nell'opera viva non ci sono linee d'acqua, essendo gonfiabile, quindi il take-off può risultare leggermente più tecnico. Il rocker è sufficiente sia per il chop, sia per non abbissarla quando sbagliamo qualche manovra. La poppa. Anche la poppa è semplice, ma nonostante questo, con una buona tecnica, la tavola accelera abbastanza velocemente. Ovvio, non è una tavola da vento leggero. Nel complesso i litri sono distribuiti uniformemente, anche perché essendo gonfiabile viene difficile distribuirle in maniera diversa. Ovviamente la differenza lo fa lo shape, la forma, e quindi in prua abbiamo un po' meno litri. Lo spessore della tavola è identico, dalla poppa alla prua. Il pad in questo colore grigio, così come tutta la tavola, è molto elegante. E abbiamo un diamond pad su tutta la coperta. È comodo e allo stesso tempo non è scivoloso. Bisogna fare solo un po' di attenzione quando si sgonfia la tavola e la si piega, perché nell'area dove si piega tende un po' ad alzarsi il pad.
le maniglie. Dall'80 litri in su abbiamo una maniglia anche in coperta. Non è presente nella mia 70 litri che ha la maniglia solamente nella piastra e, se devo essere sincera, è un po' piccola. Io ho le mani piccole e non ho difficoltà, ma chi ha le mani un po' più grandi potrebbe avere qualche piccola difficoltà se deve uscire al volo dall'acqua, magari in una situazione di short break. È più comoda sicuramente nelle tavole grandi è anche la maniglia morbida in coperta. Le strap. In dotazione abbiamo tre strap modello light che non assorbono l'acqua. La loro forma è particolare ed è studiata per agevolare l'uscita del piede sia durante le manovre sia in caso di necessità. Purtroppo le viti sono molto spesse, soprattutto dovuto alla rondella di plastica sotto la vite. Questa rondella effettivamente si fa un po' sentire sulle nostre ginocchia durante le risalite un po' più complicate. La borsa. La borsa, secondo me, è veramente un punto di forza a terra di questa tavola e di questo kit. Quando la semplicità fa la differenza. Una borsa a zaino capiente e giusto, che non lascia spazi vuoti ed è di ottima fattura. Le sue dimensioni dipendono un po' dalla taglia della nostra tavola. Fino a 90 litri la borsa è una S e le sue misure sono 100x50. Dalla 90 litri in su la misura diventa M, di poco più grande. È ottima l'idea di non mettere le ruote per risparmiare peso. Per me questa tavola, la 70 litri, è una bomba. È diventata la mia tavola a tutto fare e ce l'ho praticamente sempre con me. L'ho usata in tutte le condizioni, da un vento leggero fino a un vento molto sostenuto, oltre i 30 nodi. Ok, la differenza con una tavola rigida si sente, mentirei se vi dicessi che la sensazione è la stessa, però non dà assolutamente fastidio, soprattutto nelle misure piccole, perché, come dicevo prima, il nostro peso è totalmente sulla piastra, che aiuta molto a rendere la struttura più rigida. Diciamo che è un fattore mentale. Io ad esempio preferisco quasi provare le nuove manovre su questa tavola perché mi dà più fiducia, che so, magari so che se ci cado sopra mi faccio meno male. Vai a sapere il cervello a volte cosa può pensare, però vi posso assicurare che una volta superato i primi 5 secondi dove capite un po' come funziona una tavola gonfiabile anche se rigidissima, la differenza non la noterete, anzi vi piacerà, è più piacevole volare, dà ancora maggior senso di libertà, solo per il fatto di poter raggiungere lo spot che amiamo e poter uscire in mare in bicicletta, in monopattino, in scooter, a piedi, senza avere roba ingombrante in mano. A chi consiglio questa tavola? Questa tavola, secondo me, è una prima o una seconda tavola per quel rider che non vuole perdere nessuna session. È magari sempre in giro, la tiene sempre con sé in macchina e appena c'è una bava di vento, appena c'è la possibilità in famiglia o in pausa pranzo o alla sera o alla mattina presto, è pronto per fare la sua session e divertirsi in acqua. I pro. Sicuramente il prezzo. Questa tavola costa meno di una tavola rigida e soprattutto dura di più perché è meno soggetta a rotture. La portabilità. Questa tavola cambia le carte in tavola. E sì, perché ragazzi, non c'è niente di più bello che poter raggiungere il proprio home spot senza dover caricare e scaricare miliardi di roba. Sta tutto nello zaino, lo mettiamo in macchina, lo mettiamo sulle spalle in scooter, in monopattino, sullo skate, a piedi. Il tutto diventa leggero e in un attimo siamo in acqua. Le finiture e i dettagli sono al top. Basta guardare i tappini nelle scasse per non far uscire le viti, ad esempio. La pompa in dotazione è efficiente, permette di gonfiare tramite gli adattatori sia la tavola che le nostre ali. C'è un kit di riparazione con anche la chiave per la valvola della tavola. E alla fine posso dire che c'è poca differenza con una tavola rigida. Il prezzo da pagare per avere questa tavola trasportabile non è così alto. I contro. Sicuramente la maniglia è un po' piccola, potrebbe essere leggermente più grande. Non dico più profonda, ma almeno leggermente più grande, più larga. Le strap risultano molto delicate sul dorso.
già dopo 5-6 session il dorso delle mie strap era completamente consumato. Credo che RRD su questo aspetto possa migliorare la qualità dell'esterno della strap. All'interno la strap non dà assolutamente fastidio al piede. Quando sgonfiamo la tavola si crea una piega, ovviamente per farla stare dentro la borsa, che tende a segnare e ad alzare il pad. Beh, io credo che questo problema RRD lo possa risolvere tagliando il pad in questa posizione, lasciando una piccola striscia senza pad, in modo che quando si piega la prua il pad non si segna e quindi non si alza. Arriviamo alla prova del 9. Creiamo un pack per andare a prendere il nostro volo e cercare di non pagare un extra. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rimanere sotto i 20 kg. Le dimensioni dello zaino ci garantiscono già di poter imbarcare il nostro bagaglio in stiva. Cosa mettiamo in questo zaino? In questo zaino sta comodamente la tavola, la pompa, un foil completo, quindi fusoliera, mast e ali. Io aggiungo due ali, quindi farò stare dentro un RRD Blades 1250 e una 950. Poi inseriamo un'ala misura 5 e un'ala misura 4. Ovviamente possiamo poi variare tutte le nostre combinazioni a seconda degli spot dove andiamo. Se andiamo a pesare il tutto otteniamo poco più 19 kg. Siamo salvi. Volendo possiamo inserire anche la muta all'andata, perché al ritorno sarà bagnata e peserà di più. Occhio! A parte gli scherzi, creare questo kit comodo da mettere in spalla per viaggiare è una bomba, veramente. Pensate se volete una seconda tavola, una soluzione di questo tipo, perché tutto sommato ne vale la pena. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a mettere mi piace, lasciatemi un commento per sapere che cosa ne pensate e ci vediamo presto in acqua. Stay wet!